È stato il viaggio della speranza, abbiamo avuto diversi inghippi durante il percorso, però in pochi siamo arrivati e arriverà tutta la ciurma. Bellissimo, abbiamo qua il nostro assegno, consegniamo i nostri 20.000 euro alla medicina nucleare di Sondrio. Una passeggiata di tutto riposo, quella di sabato per Sara Palfrader dopo l'impresa di quest'estate. Eppure è stata proprio la pedalata in rosa a Bormio-Sondrio a rappresentare la conclusione dell'impresa portata a compimento il 12 agosto scorso. 6 salite allo Stelvio, 8.848 metri di dislivello scalati nell'arco di 19 ore. Per ogni metro di dislivello percorso si chiedeva alla gente di contribuire liberamente con un minimo di un euro. I risultati sono andati oltre ogni aspettativa. È stata malata e aveva promesso che nel momento in cui si sarebbe curata e avrebbe raggiunto la sua situazione ottimale, avrebbe fatto un qualcosa di importante. Per chi? Per la medicina nucleare e per l'attività del dottor Barbonetti e di tutti i suoi collaboratori che sono qua oggi a rappresentarlo. Nonostante il clima bizzoso, una bella compagnia di audaci si è presentata puntuale all'appuntamento in sella e ha accompagnato Sara sino a Sondrio, percorrendo i 65 chilometri del sentiero Valtellina, giungendo indenne in barba alle forature, ben 5 le ruote bucate, agli scivolamenti e pure a qualche errore di rotta. Destinazione finale, la sede di Friabile a Sondrio, dove i 30 ciclisti si sono riuniti con i 6 camminatori e con lo staff di rappresentanza di ATS, ASST e dell'Associazione Giuliana Cerretti Onlus.